Ciao a tutti, sono Simone Bigenet per chi non mi conosce e oggi in una bruttissima giornata dove piove a dirotto e non si vola, qui in Toscana ma credo anche nel resto del nostro paese, magari anche dove chi vede il mio video avrà tempo come il mio, ho una notizia importante da condividere con voi che riguarda uno dei miei gadget preferiti, il piccolo ma sempre sorprendente drone DJI Rise. E niente, ne ho parlato tantissimo nel canale, vi racconto oggi la fine di un'epoca, è una giornata triste, ma prima come sempre vi chiedo un like se volete al mio video e se non siete iscritti, beh ragazzi, iscrivetevi, saresti davvero benvenuti. Beh, come molti di voi saprete, il mio canale è iniziato proprio con lui, con il piccolo Tello. Bentornati ed eccovi il mio Tello. Questo mini drone nasce da una collaborazione tra Risentech, società che lo realizza, DJI e Intel. Dunque ci sono diversi elementi che si sono messi insieme per realizzare questo piccolo ma divertentissimo oggetto che adesso vado a presentarvi. Vabbè, ero veramente impacciatissimo, il capello lunghissimo, ma impacciatissimo, ma veramente, non si poteva vedere. Un drone che nonostante le sue dimensioni ridotte ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati in tutto il mondo, me compreso. Nel corso degli anni io ho realizzato una marea di video con questo piccolo oggetto, ovviamente nei limiti di quello che può riuscire a fare. Ho sperimentato voli, riprese, ho montato attrezzi su di lui, basta andate a vedere la mia playlist del Tello nel canale. E che dire, queste cose hanno aggiunto sempre qualcosa di speciale all'interno dei contenuti miei, all'interno del canale. Ciao a tutti amici, oggi parliamo di un argomento da tutti molto seguito quando si parla del DJI Tello, la risoluzione video, che con la camera del piccolo drone è di 720p. In questo video vi farò vedere come ho provato ad aumentare la risoluzione dei miei video con una spesa irrisoria, ma con risultati, vabbè, vediamo quali. Acquistate la su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione e comprate appunto un po' di velcro, tagliatelo nella misura della camera più o meno, individuate la zona sulla scocca del Tello dove non vada a collisione con le eliche e applicatelo. L'altra parte del velcro applicatela sulla cam e installatela appunto sul drone. In 2 nanosecondi siamo pronti a volare. Ci mettevo di tutto su Tello, ci mettevo di tutto, non fa tenere. Vi lascio qui la playlist se volete andare a vedere e che ci ho combinato, non ho combinato nere con questo drone, nere. Tuttavia recentemente è emersa una notizia che segna un punto di svolta per il nostro amato e piccolo Tello. DJI, il gigante tecnologico cinese, ormai conosciuto da tutti noi, ha confermato la chiusura della divisione STEM Education negli Stati Uniti d'America, ma chissà, forse anche c'entra qualcosa tutte le polemiche e le lotte intestine tra di loro. Questa decisione segue la cessazione delle vendite poi di tutte le sue offerte educative, compreso il Tello e i robot programmabili come RoboMaster. Ho nel canale anche dei video che parlano di lui. Per più di un decennio DJI ha investito nell'educazione della robotica. Dal lancio di lui, del Tello, si parla del 2018, è ancora un drone spettacolare che mi fa divertire tantissimo, e l'ho fatto in collaborazione con Rise Robotics, fino allo sviluppo di droni educativi avanzati come RoboMaster,
Tello Talent. DJI ha cercato di stimolare l'innovazione tecnologica per le giovani menti, ma oggi con la dismissione di questa divisione ci troviamo di fronte proprio, eh sì ragazzi, alla fine di un'era. E non solo per l'educazione robotica, ma anche definitivamente si chiude un'era per il piccolo Tello. Sono sinceramente rattristato da questa notizia. Il Tello non è stato solo un drone per me, ma lui è stato un compagno di avventura. Non so se sentite, partono le campane. Uno strumento che ha permesso a molti di esplorare il mondo dell'aerofotografia, della programmazione, di cosa vuol dire volare anche vicino a noi, ma vedere il mondo da lassù, semplice, divertente. Per me è stato un fedele alleato in molti dei miei video, un piccolo eroe che volo dopo volo, diciamo, ha reso il mio canale ciò che è oggi, e di conseguenza non posso che dirgli grazie di tutto quello che sei stato per me. E in onore del Tello io continuerò a volare con lui, con il mio piccolissimo drone, perché fino a che sarà possibile e funzionerà, io lo mantenerò vivo, e mantenerò vivo lo spirito di innovazione e divertimento che ha sempre incarnato in me questo drone. Ma è importante anche guardare avanti, ovviamente verso nuove tecnologie, nuove possibilità che sicuramente emergeranno in questo settore sempre in evoluzione, anche se lui è sempre un oggetto, nonostante che sia datato, 2018, sono diversi anni, sempre in auge, a me piace tantissimo. Prima di concludere vorrei ringraziare tutti voi che mi avete seguito e supportato in questa avventura dagli inizi con il piccolo Tello, e ogni like, commento e condivisione per me ha significato moltissimo, e ovviamente ha significato moltissimo per questo mio canale. Dunque, che dirvi, restate sintonizzati per nuovi voli, nuove scoperte e naturalmente nuove avventure. Io, come vi ho detto, ovvio in una giornata come questa non lo farò, ma continuerò a volare con lui. Ogni tanto mi piace portare contenuti su di lui, per ora si continua a trovare online, perché sicuramente fino a che non finiranno le scorte si continuerà a trovare. Il drone costa poco più di 100 euro, ma vi assicuro che è qualcosa per me di un affettivo pazzesco. E dunque, che dirvi, vi saluto. Come detto, oggi non si vola, guardate che brutto tempo che è qua in Toscana, e con questa notizia del piccolo Tello vi saluto e, che dire, ciao, alla prossima dai Bighe, un canale dove si parla di droni, ci si diverte, si scherza anche con il sorriso, ma soprattutto anche con l'amore per questi oggetti. Ciao, alla prossima, ci si vede.